Ciao Nicolò, allora un nuovo video di fine anno per parlare di top e flop del 2022. Prima facciamo una piccola premessa. Non parleremo dei prodotti migliori, per quello c'è un video dedicato. Non parleremo dei prodotti peggiori, per quello non c'è un video dedicato, però non ne parleremo comunque. Abbiamo avuto un po' l'intenzione e l'idea di fare un video in cui parliamo un po' più degli scenari, di quelle che sono state le notizie più importanti, che in alcuni casi... Argomenti, esatto. Quindi in alcuni casi si parla di aziende, in altri casi di scenari, in alcuni casi anche un po' di politica, con l'intenzione di cercare di mettere insieme tutto il meglio e il peggio, ovviamente anche, di quello che è accaduto nel 2022 nel mondo tech un po' allargato, perché poi, come vedremo, si parla di tecnologia in senso stretto, ma anche un pochino più largo, sperando di, insomma, magari anche creare qualche spunto di discussione. Ovviamente, se avete qualcosa da dire, visto che noi diremo la nostra opinione, visto che abbiamo scelto noi, in alcuni casi, certe cose più oggettive, in altri magari un pochino più opinabili, fateci sapere nei commenti se avete idee differenti. E se magari, appunto, vi è rimasto in mente più qualche azienda, produttore, argomento rispetto ad altri in positivo o in negativo, nel senso che poi alla fine non tutto può essere positivo, ma partiamo subito da una cosa positiva. Partiamo con i top. Super positiva, sì. Partiamo con i top. È una cosa super positiva perché realmente, per quanto ormai tutto il mondo sia sotto il cappello della USB Type-C, in realtà è uno standard, ma ancora non di fatto, e nel 2022 finalmente è diventato, o meglio, c'è la volontà di farlo diventare uno standard con delle date e delle modalità precise. Giusto. Quindi, finalmente, tanto di cappello, la Lightning dell'iPhone, quantomeno nell'Unione Europea. Esatto, che, insomma... quantomeno nell'Unione Europea, corretto, giusto, una precisazione assolutamente doverosa, grazie del supporto. Potrai continuare a lavorare anche grazie. Però probabilmente uno dei, diciamo, delle cose più mainstream è che un iPhone del 2023 o comunque prossimo iPhone potrebbe avere la Type-C. Esatto. E questo è un gran vantaggio in generale per tutto il mondo della tecnologia, perché comunque un unico connettore permette maggiore flessibilità, permette anche un risparmio da un certo punto di vista di eventuali cavetti, piuttosto che comunque elementi che possono connettersi l'uno all'altro con lo stesso standard di ingresso, ovviamente esatto. È tutto più facile. Sì, l'Unione Europea, hai detto benissimo, l'Unione Europea ha deliberato che fondamentalmente da qui a 2 anni, c'è anche una data precisa, come dicevi, che è il 28 dicembre 2024, entro quella data tutte le aziende dovranno adeguarsi per la stragrande parte dei dispositivi elettronici. Tu hai parlato degli smartphone e di iPhone, che ovviamente è l'esempio un pochino più chiaro, però le cuffie, i mouse, le tastiere, le macchine fotografiche, che magari in alcuni casi possono ancora avere qualche standard un po' diverso. Resta una sola grande eccezione, che sono i notebook, che hanno 2 anni in più, quindi nel 2026 dovranno anche loro adeguarsi. Anche in quel caso però, diciamo che ormai moltissimi laptop già utilizzano la USB-C, in altri casi magari quelli che sono un pochino più energivori o che hanno soluzioni un po' diverse usano connettori proprietari. Però diciamo, la buona notizia è quella, come dicevi, c'è tempo 2 anni, in realtà Apple aveva già confermato che si adeguerà, e i rumor parlano di un iPhone 15 che probabilmente già dovrebbe averlo. Però è sicuramente una buona notizia, perché è tutto più pratico, è più semplice, si risparmia, si inquina meno, perché poi i cavi, insomma, sono quelli che sono. Poi ci saranno mille problematiche, perché magari certe velocità di ricarica richiederanno cavi specifici. Da una parte c'è una... è molto positiva questa notizia, anche perché comunque le aziende, per quanto ci siano delle date, come hai detto te, ma si attiveranno prima, sono già attivate, cioè ormai comunque anche lato laptop sono più quelli degli ultimi 2 anni che si ricaricano tramite Type-C che quelli che invece hanno il caricatore proprietario, o magari hanno affiancato entrambi, magari per una ricarica rapida proprietaria, tipo appunto per esempio il Mac, e una ricarica normale tramite Type-C. Però ecco, ricordiamo che il Type-C è un connettore, non è una tecnologia. Sì. La Type-C poi può essere USB 3, USB 2, può avere l'uscita video, può avere soltanto l'uscita dati, può avere tutte le possibilità del settore, può avere una certa velocità grazie alla USB appunto 2 o 3, o una super velocità con la Thunderbolt magari 4 o future, eccetera. L'importante è che comunque il connettore
sia lo stesso, perché poi alla fine è quella la comodità. Vedremo cosa succederà nel resto del mondo, giusto per chiudere, però è chiaro che è una decisione che si porta dietro fondamentalmente tutti quanti. Sì, esatto, perché poi alla fine, tanto è la produzione in Cina, nel momento in cui la Cina deve produrre per l'Europa, poi alla fine non è che fai il Galaxy S23 Corea con sì, o l'iPhone, esatto, l'iPhone con la Lightning per gli Stati Uniti. E seconda cosa, quest'anno è stato anche l'anno della consacrazione di TikTok, che sicuramente ha una parabola di crescita da anni, molto 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 forte, però in questo 2022 è diventato mainstream, è diventato il social per eccellenza, ha scardinato anche Instagram, per quanto sia ancora Instagram una piattaforma assolutamente di riferimento, però diciamo che si è trasformato da un social di balletti, diciamo, sì, se vogliamo, sì, ormai da qualche dargli sì, esatto, questa prima connotazione, a un social anche informativo, divulgativo, di diciamo intrattenimento, quindi si trova un po' di tutto, anche tanta roba totalmente futile, però insomma ci sono dei contenuti che sono sempre più interessanti, sempre maggiori, e ormai muove milioni e miliardi. Sia di utenti sia di giri di affari, perché poi alla fine c'è anche quello che è la leva. E secondo me è molto interessante quello che hai detto, perché non è soltanto un successo numerico, che ovviamente è presente ed è stato progressivo. TikTok non è chiaramente esploso unicamente nel 2022, andava molto bene. Però secondo me è stato un po' l'anno in cui ha imposto anche un nuovo paradigma per i social, perché rispetto a Facebook, Facebook dell'origine, ok, ma addirittura anche Instagram, che è ancora un posto dove ogni tanto ti capita di vedere il post di un tuo amico, di un canale a cui sei iscritto. Corretto. TikTok è un social che funziona in modo completamente diverso, che ti serve il contenuto, cioè una pura fruizione di contenuti non quasi completamente slegata dagli account che segui, perché lui sceglie, se lo utilizzate, ti butta addosso roba che sceglie lui, che non sono necessariamente quelli che vedi. Quindi diciamo, premia il contenuto migliore, quello più di tendenza, e crea un'esperienza diversa, cioè un vero e proprio social media che diventa un contenitore di contenuti slegati dalle tue amicizie, i tuoi interessi, sceglie lui. E si è portato... Poi si basa anche un pochino rispetto a quello che vedi di più, magari. Sì, però non è la tua lista dei seguiti. Esatto. E ha cambiato, e si è portato dietro anche... un grosso cambiamento nel secondo social più utilizzato, perché Instagram nell'ultimo anno è cambiato tantissimo, cioè ormai Instagram ogni tanto becchi il tuo amico che ha fatto la foto alla pizza, ogni tanto becchi il tuo amico in montagna, però post suggeriti, post pubblicitari, post che sceglie lui, che però resta molto legato a quelle che sono la tua lista di preferiti, più un po' di suggeriti extra. TikTok ha esacerbato questo concetto, e secondo me sarà interessante vedere come cosa succederà nei prossimi anni, perché rispetto a quella che era l'esperienza dei social network di discussione di un po' di anni fa, c'è molto meno qua. Cioè, prima usavamo Facebook per parlare con gli amici, oggi quella cosa lì è, cioè, su TikTok, ecco. Non è una community, esatto. No. Commenti video e tutto quanto, però sei lì per fruire e per perdere ore e ore, perché ci sono i dati di utilizzo che sono clamorosi. Cioè... Sì, diciamo che il TikTok, questa modalità scroll infinito al carosello, è stato un po' anche il successo stesso della piattaforma. Vero però che non è una community, ma è vero anche che comunque le interazioni all'interno dei contenuti TikTok sono diciamo in espansione enorme, quindi è facile trovare anche contenuti con 10, 20, 30 mila commenti, quindi alla fine sì, non è vero una community, però l'interazione che si ha all'interno di TikTok è comunque alta. TikTok, che devi fruire tramite un dispositivo mobile o anche da PC, recentemente appunto è arrivata anche la piattaforma per diciamo display grandi, desktop o comunque web, è una delle cose top, non saprei come definirle, di quest'anno, è stato un po' lo sdoganamento della fibra per due motivi. Il primo, perché Iliad ha portato ha abbassato la soglia di ingresso per avere la fibra come prezzo, senza inventarsi nulla di particolare, ma nello stesso tempo ha aumentato quella che può essere la massimale copertura di velocità che uno può avere, sia in download con la 5 gigabit, sia in upload, aprendo un pochino il mercato. Quindi di fatto l'ingresso di Iliad, un po' come l'ha fatto sul mondo mobile, ha
ha agitato un po' le acque e ha permesso anche un pochino di aumentare, insieme ovviamente a tutta la copertura di Open Fiber eccetera, che è comunque in continua espansione, quella che è l'adozione di massa della fibra, diciamo per fibra intendiamo la 1000 in su, sì. Okay? E allo stesso tempo durante l'anno sono arrivate per l'utenza domestica, quindi per l'utenza consumer, la fibra 10 gigabit. TIM è stato uno dei primi, io sono uno dei fortunati coperti, e effettivamente stiamo finalmente girando verso un mondo dove il cloud potrebbe non, cioè potrebbe diventare una reale realtà e non una chimera lontana, perché con questo tipo di connessioni, nel momento in cui veramente tantissime aree sono coperte, si può realmente pensare di fruire anche di Windows banalmente, sì. in cloud. E riparleremo di cloud anche dopo. Riparleremo anche, e aggiungo che oltre a questo c'è anche tutto il discorso delle aree bianche, delle zone un pochino meno coperte, dove la fibra 1000 non arriva, che però hanno avuto anche loro un boost di prestazioni ulteriore. Si parla di 300 megabit da Eolo, ma a tutte le varie FWA, come si chiamano, accordi che stanno avvenendo sempre con maggior enfasi e frequenza. Uno Starlink che comunque va a coprire quelle aree ancora più remote e che ha aumentato anche lui la velocità di download e di upload, quindi comunque c'è un movimento nel mondo, diciamo, online della connettività a banda ultra larga che si è in questo 2022 mosso molto bene e ha fatto davvero la differenza rispetto al 2021. Poi magari nel 2023 ci porteremo, no, in dote quello che è successo quest'anno, però insomma è un bel messaggio, no, che dobbiamo dare e che prendiamo in questo 2022. Un altro bel messaggio è quello legato al futuro della domotica, che poi alla fine in qualche modo si lega anche a il discorso sulla connessione, perché chiaramente andiamo verso una quantità di dispositivi connessi all'interno della casa sterminato, quindi da quel punto di vista, esatto, una connessione più prestante, più reattiva è sicuramente utile. Però la domotica quest'anno ha avuto diverse notizie importanti, forse la più importante è diciamo l'intenzione da parte di moltissime aziende di adottare quello che sarà lo standard Matter, che promette di risolvere quello che forse è il problema e magari anche l'ostacolo, uno degli ostacoli principali nel campo della domotica, ovvero la mancanza di appunto uno standard che permetta di uniformare, utilizzare in maniera sensata tutti i propri dispositivi all'interno della casa. Perché di vari brand. Di vari brand diversi, perché chiaramente non si tratta di comprare uno smartphone, una macchina fotografica, che ne una compri, ne hai una. Sì. Cioè qua magari si tratta di dover far comunicare potenzialmente decine di oggetti all'interno della casa, esatto. Avere uno standard che permette questa comunicazione, il settaggio e tutte le impostazioni molto più semplice, potrebbe veramente essere una rivoluzione. E lo sarà sicuramente. Il vantaggio qual è? Che al di là del fatto che comunque ci saranno delle certificazioni necessarie e che comunque alcune aziende richiedono, tipo Amazon, sì. Devi comunque essere certificato Alexa, però è un po' quello che ha fatto Amazon in questi anni, ed è uno dei, tra l'altro uno dei top, diciamo, dei ricordi, delle cose positive che mettiamo Alexa nel 2022, è che rispetto a Google, che sono i due mondi principali, grazie alla tua iscrizione a Prime, ora hai Alexa, stop, scusate, certo, ovviamente. Però il mondo Amazon ha usato le skill per andare a girare un po' il problema, però hai sempre il dubbio, sì, ma ci sarà la skill per fare in modo che questo prodotto si possa sincronizzare e interfacciare con il mondo Amazon? Con Matter in linea di massima non ti dovrai porre più problemi, perché tutto ciò che è Matter compatibile sarà di conseguenza Google Amazon compatibile, e ovviamente con Apple, che è pronta anche lei nel mondo con Matter. Quindi molto bene. Molto bene. Molto bene anche, diciamo, un discorso un pochino più ampio, più generico anche volendo, che però secondo me aveva senso inserire, quello sull'intelligenza artificiale, perché è stato un 2022 in cui, vabbè, ormai l'intelligenza artificiale che in maniera più o meno sottile è presente in qualsiasi cosa utilizziamo di tecnologica, esatto, in moltissimi aspetti della nostra esistenza. Però nel 2022
forse l'abbiamo vista ancora più presente in maniera un pochino più esplicita. Esatto, perché questo è degli ultimi giorni, noi stiamo registrando i primissimi giorni, gli ultimi giorni prima di Natale, che Instagram e social sono pieni di filtri e applicazioni che permettono di, vabbè, adesso è inutile che ve li descriviamo uno a uno, ma creare versioni a ritratto di se stessi. Esatto. O alternative di se stessi. Quella comunque è un'applicazione dell'intelligenza artificiale che utilizzano tutti, che tutti possono percepire. Ce ne sono altre? Esatto, cioè quello che dice è proprio il motivo, no, per cui l'abbiamo messa tra i top 2022, è che a differenza degli anni scorsi, quest'anno l'intelligenza artificiale non è più un qualcosa di astratto, ma è realmente concreto per la massa delle persone. Noi in primis, nel senso, siamo le stesse persone che lo possiamo utilizzare e quindi vedere applicato, per esempio, come dicevi, le immagini, ma banalmente i testi. Ad oggi tutto il mondo dei chatbot, magari non quello di Messenger, di Facebook Messenger, sì, ma quelli un pochino più avanzati, che sono accessibili tranquillamente online e parlano tra l'altro italiano perfettamente, vi permettono di avere un'interazione naturale, reale, ma non solo. Ci sono delle intelligenze, dei sistemi, anche di testuali, che ti tirano fuori dei contenuti fatti, testuali, che in qualche modo sono super affascinanti, ma che pongono un interrogativo. Se oggi io chiedo all'intelligenza artificiale di dirmi quali sono le differenze tra un SSD SATA e un M2 e mi tira fuori un praticamente articolo come se lo facessimo praticamente noi, oggi nel 2022 cosa succederà nel 2032? Che HD Blog verrà fatto dall'intelligenza artificiale. Sarà solo Nicolò. Che comunque la fruizione del web e quindi i contenuti che potremo trovare sul web, che oggi è fondamentalmente la risposta a tutto. Sì, Google è un motore di risposta. Da un vostro amico, ma potrebbero essere fatti da un'intelligenza artificiale che non vuol dire che sia stupida, ma anzi, magari vi dà quel contenuto senza che voi lo dobbiate cercare, cioè non dovete, perché oggi qual è il problema? Oggi il problema è che Google ha talmente tanti siti da cui riferirsi che non ti riesce a dare la risposta migliore. Sì. Magari non serve più cercare una risposta, ma chiedi direttamente la domanda a quell'intelligenza artificiale che ti crea la risposta in tempo reale. Quindi, e questo già succede oggi, e nel 2022 c'è stato questo step, vedremo cosa succederà. Questo è tra i top anno. Un po' inquietante. Top parentesi inquietante. Se poi ci aggiungiamo tutto il mondo della robotica, ma quello è un'altra cosa che non abbiamo messo. Però abbiamo messo, rimanendo e scombussolando la scaletta ci siamo fatti, rimanendo nel mondo della robotica, possiamo introdurre il discorso della scienza di quest'anno, un pochino, no? Allargato, cioè tutto quello. Premettendo che ovviamente non abbiamo competenze scientifiche strette e non entreremo nei dettagli. No, assolutamente, non vorrei che mi fondesse l'iPhone. No, battutone, però c'è stata proprio negli ultimi ore più che scoperta, la consapevolezza che potremmo essere tra qualche anno in grado, o qualche decennio, di creare più energia di quella che mettiamo in un sistema per creare appunto energia tramite la fusione nucleare, quindi gli atomi eccetera eccetera, detta molto molto semplicisticamente. Però il punto è che oggi l'esperimento è stato ha dimostrato che è fattibile, per quanto ovviamente oggi ci siano dei limiti importanti nei tempi, nel riuscire a gestire queste energie, però è la dimostrazione che si può fare, quindi bene, e si può fare anche il viaggio, diciamo, verso verso il fuori. Esatto, l'altra notizia scientifica che abbiamo messo, quella legata alla missione Artemis, che insomma dà nuova speranza ci riporta verso la Luna, che chiaramente è stato un territorio già battuto dall'umanità in passato, però è moltissimo che non ci si torna. Diciamo che assieme a quella notizia che dicevi rispetto a questi esperimenti su una fusione nucleare con un residuo positivo di energia, sono un po' due notizie che nel corso dell'anno ci hanno anche un po' tirato sul morale, ci hanno un po' sollevato lo spirito, perché legano appunto il mondo della scienza con comunque delle prospettive futuristiche,
positive, che non è, banalissimo, no. Considerando quello che invece sono i contesti un pochino più terra terra, che però ci portano a notizie più negative, quindi aveva senso citarle. E poi c'è un ultimo top che è finalmente un po' di concorrenza nel mondo della TV, no? E in particolare dei pannelli OLED, perché dopo un decennio, forse non so. Sì, qualche esperimento non è andato, non di successo. Non mi ricordo quando è stato il lancio della prima TV OLED, però insomma, finalmente anche Samsung è arrivato in questo settore, paradossalmente in ritardo, perché insomma Samsung è il leader mondiale dei pannelli OLED su smartphone, però dai, finalmente è arrivata e quindi la concorrenza permette anche di avere maggiore scelta e quindi finalmente un 2022 dove il mondo delle televisioni ha portato più concorrenza, ma anche banalmente c'è stato un aumento enorme dei polliciaggi, TCL tra i tanti, Hisense, che sono arrivati a fare pollici, circa 100 pollici, quindi insomma davvero enormi, ma soprattutto con prezzi estremamente più bassi, perché oggi un 4K 50 pollici lo si porta a casa con meno di 300 euro, 250 euro, di buona qualità, tra l'altro con Xiaomi anche durante il Black Friday, tanto per dire, ma i nuovi standard, che sono i 75 pollici, perché banalmente ogni tot anni c'è una sorta di upgrade della dimensione. Sì. Quindi vorrei sapere cosa succederà tra 20 anni, perché le case sono sempre quelle, evidentemente. Avremo la piena parete. Esatto, piena parete. Però il 75 pollici fino a 4-5 anni fa era, sì vabbè, 75 pollici, oggi è, non dico il formato più richiesto, perché è il 65 è il più richiesto, ma è un formato che sta iniziando a soppiantare il 55, cioè dal 55-65 siamo passati al 65-75, a prezzi sempre molto molto concorrenti. Sì, sono d'accordo, quindi comunque avere un'alternativa OLED a LG per le TV è interessante. Più magari che oggi, tra magari 2 o 3 anni, quando a livello di quantità di pezzi, di produzione e prezzi, le offerte saranno quelle anche nel corso dell'anno, nelle varie finestre, comunque permetterà sicuramente a molte più persone di mettersi in casa una TV OLED, che comunque non è un brutto vedere la TV. OLED, se non ci mettiamo questa parte, lo citiamo anche come top, perché finalmente arrivano anche i pannelli OLED per monitor, quindi anche il settore, diciamo, che fino ad oggi è stato praticamente fermo a IPS e simili, abbraccia la tecnologia OLED, e quindi anche flessibili, parecchi sviluppi. Ci sta che magari da qualche anno un OLED 32 pollici 4K per la scrivania sui 200-300 euro si possa trovare, come oggi si trova un IPS di buona qualità. Esatto. Ma passiamo ai flop. Partiamo da quello più scontato. Più sì, da quello più scontato. Che perché in realtà non è neanche un flop in assoluto. No, è da vedere, no? Però diciamo, non ha portato delle vibrazioni positive nel corso dell'anno l'acquisizione da parte di Elon Musk di Twitter. È stata dibattutissima, alla fine è avvenuta e si è portata dietro tutta una serie di cose, tutta una serie di situazioni per cui probabilmente verranno fatti film o scritti libri. Sì, sicuramente Netflix penso sia già su una bella serie. Esatto, perché giusto negli ultimi giorni è uscita la notizia di questi letti che erano stati messi in certi uffici per permettere alla gente di dormire, poi illegale, cioè, ma tutti i giorni salta fuori qualcosa di qualcosa che dà un po' l'idea di una gestione molto raffazzonata, a partire dalla più seria questione legata all'abbonamento, alla sottoscrizione mensile a Twitter, alla gestione di tutta una serie di account, alla gestione del personale. C'è stato un esodo, ci sono stati tutta una serie di licenziamenti, poi è uscito fuori che alcuni licenziamenti erano stati fatti in modo sbagliato, la gente è stata richiamata, cioè comunque Twitter è ancora vivo, non è ancora fallito, magari tra 3 anni starà meglio di come stava prima che lo acquisisse Musk, però diciamo che è iniziata in una maniera totalmente ridicola, cioè esatto. più che altro perché, che fa molto ridere, è l'idea che Musk è molto controverso, però comunque qualche azienda di successo, cioè la messa. Non è in qualsiasi settore è entrato, i suoi affari, ha fatto qualcosa. Esatto, i suoi affari di base li fa abbastanza bene, positivo, i suoi interessi. Tendenzialmente positivo, magari con gran guazzabuglio, con concretezza magari non sempre reale, però l'idea e i soldi di investimento ci sono sempre stati in tutti i settori.
Twitter sembra una cosa fatta, non lo so, con la mano sinistra o appena sceso dal letto la mattina, perché è difficile vedere esattamente dove voglio andare e come posso andare a parare. Per il momento sembra un gran casino. Magari ha fatto tipo quella del Parlamento Europeo, si è svegliata la mattina, cazzo, c'avevo tutti questi contanti, non so dove metterli, sa che non penso sia andata così. Non lo so, è molto difficile da capire, ma come probabilmente è difficile capire la testa di Elon Musk, cioè è un personaggio molto 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 particolare. Però finora questa cosa di Twitter è un po' indecifrabile. Meno suggestivo come personaggio, come e anche le sue aziende, Zuckerberg e Facebook non sono divertenti come Musk, sicuramente sono un pochino più noiosetti, però questa maggiore, non lo so, razionalità non gli ha permesso di scongiurare un 2022 non eccezionale, non perché ci sono vari aspetti, insomma, alcuni suoi brand principali, cioè i social network, comunque un po' risentono della concorrenza, ne abbiamo parlato prima, di TikTok. Sono stati fatti, verranno completati 11.000 licenziamenti su una forza lavoro poco sotto le 90.000 persone, quindi una percentuale molto grossa, ed è una svolta negativa storica, perché comunque parliamo di un'azienda che non ha mai licenziato, cioè è sempre andata ad assumere. Ovviamente in tutto questo difficile dire in che percentuale, ma anche tutto l'investimento sul metaverso e in generale il mondo del metaverso è un altro flop che mettiamo in questo 2022, nel momento in cui da quello che doveva essere una piattaforma, un qualcosa di estremamente futuristico, estremamente interessante, poi a conti fatti in questo 2022 non abbiamo visto... Non abbiamo visto tanti esempi, ma non abbiamo visto concretezza, ma soprattutto voglia di entrare in questo metaverso. L'Unione Europea ha fatto un gran festino sul metaverso recentemente, c'è al quale festa. Insomma, un festino a Berlino, è un po' alla Berlusconi. Mi ha fatto vedere te prima e quindi mi è venuto festino, ma non si è presentato nessuno e quindi proprio a dimostrazione che per quanto grandi aziende come Facebook cerchino di instillare questa parola ovunque, in realtà ad oggi non se la caga nessuno. Sì, non se la caga nessuno perché... E non si è capito neanche quale sia il metaverso, ce ne sono più di uno, c'è quella piattaforma, c'è quell'altra, ma... Comunque ci gira un sacco di soldi. Sì, sembra, è difficile esattamente capire come stiano le cose, però sembra un po' che magari Meta abbia fatto il passo più lungo della gamba. Sì, noi abbiamo chiamato Facebook Scricchiolo, ovviamente, cioè parlavamo di Meta, dell'azienda. Sì, di Meta, sì. E, è chiaro che ha talmente poche applicazioni ed è talmente nel suo insieme il metaverso una cosa ancora oscura che è difficile far interessare la gente a una roba che non puoi spiegare. A me ogni tanto, ad esempio, capitano le pubblicità su Instagram di cosa sarà il metaverso secondo Meta, cioè sulle pubblicità di Meta sul suo social network, e cioè ti dice delle cose tipo, non so, gli agricoltori nel metaverso potranno avere più dati sulle loro piante, bellissimo, però cioè dov'è questa roba e come si integra all'interno di questo presunto metaverso? È una cosa che non esiste al momento, tra l'altro non siamo al punto che diciamo... Oh, nel 2022 non si è visto niente, ma nel 2023 di sicuro arriva questa cosa. Cioè, è una roba che chiaramente, per quanto poco ne sappiamo e quanto poco c'è stato messo a terra, ci vorrà parecchio. Quindi, però, insomma, per approfondire l'argomento, potremmo dare due suggerimenti per Natale, visto che due film, The Facebook, se non ricordo male il nome, che è la storia di Facebook, molto interessante, e successivamente da vedere Ready Player One. Che è un po' quello che in realtà ci potremmo immaginare più facilmente come metaverso. Cioè, ovviamente, in un ambito molto gaming, quindi è molto identificato in quel settore lì, però dà un'idea molto 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 buona. E poi, se volete e avete ancora tempo, la serie Inverso, no, come si chiama, la serie su Netflix, mi esce il nome intanto, mentre io cerco, tu vai avanti. Mentre tu cerchi, io dico anche che Ready Player One comunque è anche un libro. Sì, vedi parte, cioè originariamente un libro, quindi se volete leggere potete anche farlo. Allora, mentre tu cerchi questa serie, che io non ho idea di che serie sia, ma dai, come ti dico che è stato anche... aspetta, no, ora c'è una questione. Ma una serie sul metaverso? No, sul metaverso, ma sul fatto del realtà virtuale, avatar. Inverso si chiama. Inverso, dai. Magari. Ah, ma forse Inverso mi è apparso sopra in video, possibile? Possibile che sia sopra in video?
Ah, bravo, è su Prime Video. Ecco, mi è apparso. È bella? La guardiamo? La guardiamo. Perché sì, ci sta, di questa cosa in questo video? Non lo so, però... Chiudiamo la parentesi dei consigli per i... Allora, chiusa con inverso la parentesi dei consigli per inverso, cosa guardare durante le feste. Diciamo che è stato un anno brutto anche per le criptovalute. Questo è un anno molto brutto, molto brutto. È stato brutto da vari punti di vista, sia per la capitalizzazione complessiva del mercato delle criptovalute, sia anche per tutta una serie di realtà che operavano all'interno di questo panorama, tra cui forse l'esempio più recente, ma anche il più clamoroso, è quello di FTX, che è fallita con... cioè, che è fallita, insomma, sì, hanno, diciamo, è fallita. Hanno arrestato il fondatore. Hanno arrestato anche il CEO. Mancano tantissimi soldi, che ovviamente erano... decine di miliardi, nel senso, non sì, tantissimi. Sì, aveva una capitalizzazione di decine di miliardi. Non mi ricordo esattamente quant'è la cifra, diciamo, mancante, però moltissimi soldi. E chiaramente il fallimento di FTX, tutta una serie di altri problemi, di altre piattaforme, ad esempio BlockFi, ma ce ne sono tantissime, che sono un po' in difficoltà, creano una sorta di effetto a catena, perché poi si perde la fiducia verso il sistema delle criptovalute, esatto. Si ritolgono i soldi, quindi, diciamo, si impoverisce un po' questo contesto. Ora, è stato un anno pessimo per le criptovalute, con tutti questi fallimenti, tutti questi problemi. Secondo me, quello che andrà capito è se... si tratterà di quello che si chiama questa sorta di cripto inverno, che proseguirà a lungo, e magari si porterà proprio degli strascichi per questo tipo di tecnologia, per la blockchain nell'ambito finanziario e così via, oppure se magari un po' come per la bolla della tecnologica del 2000, magari una situazione in cui chi sopravviverà si imporrà negli anni a venire, perché comunque... Non è semplice capire se è una pausa temporanea oppure se è una sorta di assestamento naturale che poi porterà a emergere di realtà più solide che ci condurranno magari verso un utilizzo più sensato di queste tecnologie. Vero. Però... è che, diciamo, io sono positivamente stupito dal fatto che andando inversamente cronologicamente, tra questo crack di FTX, la guerra e la crisi energetica, che ha poi creato problemi anche nel mining delle criptovalute in stati dove fondamentalmente si faceva questo e basta, non ha comunque portato alle maggiori cripto a azzerare il loro valore. Cioè i bitcoin hanno ancora una capitalizzazione e un valore che è comunque molto più alto di pochi anni fa, cioè in realtà, ok? Sì. Quindi effettivamente, nonostante questi scossoni enormi, c'è una base che resiste, quindi non dico una solidità tale per cui, però evidentemente non è proprio tutto fumo, ma perché, insomma, c'è qualcosa, resistere non è facile, esatto. in tutto questo. Poi non è facile anche riuscire a trovare un vantaggio nel 5.5 su 2022, perché se da una parte non è una novità il 5G, chiaramente nel 2022, dall'altra è un flop il 5G nel 2022, perché ancora oggi, al di là della copertura, ci sono problemi di connessione col 5G anche su Milano. Hai la copertura, ma magari non ti va la rete, e quindi passi al 4G perché ti va meglio, è più stabile, ma perché banalmente non hai reali differenze prestazionali, perché comunque il 5G ad oggi non ha una velocità tale da renderlo infinitamente migliore del 4G. Ovvio, magari c'è lo speed test fatto in quel momento, in quel punto, e ti fa il triplo o il quadruplo, ma è un momento fortunato che hai. E allo stesso tempo è un anno per il 5G flop, perché ancora oggi ci dobbiamo domandare se il prodotto che andiamo a comprare, smartphone ovviamente in questo caso, ha il 5G o no, perché non è scontato. Giusto, sì, non è scontato, chiaramente magari chi è un pochino più appassionato, chi ci segue spesso lo è, acquista telefoni di fascia medio, medio alta, alta o altissima, che ormai hanno di base il 5G. Però se uno pensa ai volumi, esatto, a tutti quegli smartphone sotto i 200, ma in alcuni casi magari anche sotto i 300, esatto, euro, che sotto poi sono quelli che fanno moltissimi volumi e quindi finiscono nelle tasche di tantissime persone, 5G non è, cioè, una cosa che ti devi ancora andare a cercare molto, esatto, spesso. Quindi magari lasciate nei commenti un vostro feedback su usate o non usate il 5G, il vostro smartphone 5G, perché è interessante anche capire se è un flop e quindi
ci date ragione nel dire ma 5G a me non ne frega nulla, quindi è un flop. Esatto, sì, non ha ancora quell'utilità, in cui, non è ancora quel salto, cioè il salto tra 3 e 4G. Sono passati ormai sì. diversi anni, nel senso che comunque per quanto sia una tecnologia e il passaggio da una generazione a un'altra di connettività abbia più o meno un range di un decennio, però siamo più o meno ormai a metà del decennio esatto, della rivoluzione esatto. 5G. Non è più una novità. Esatto. E era invece una novità, che tra l'altro è in qualche modo ancora una novità, citavi prima il cloud esatto. e le applicazioni in cloud, resta qualcosa di molto interessante per il presente e poi soprattutto per il futuro. Fatto sì è che forse l'applicazione principale con cui è stato rilanciato il cloud negli ultimi anni, ovvero il gaming, ha subito un colpo abbastanza duro, perché mentre ci sono realtà che proseguono la loro strada, insomma Microsoft certo. ad esempio, Nvidia, Google che l'ha lanciato, il cloud con moltissimi... Stadia in pompa magna. In pompa magna, ha chiuso Stadia. Ed è abbastanza... allora, fa un po' impressione perché l'infrastruttura che ha Google... Vabbè sì, ce l'ha Microsoft, ce la potrà aver Meta e magari qualcun altro, però fondamentalmente a livello tecnologico di server da metterti vicino a casa con cui interagire, esatto. Cioè penso che Google probabilmente potrebbe essere la prima azienda al mondo con questo tipo di disponibilità. Il fatto che loro l'abbiano chiuso fa un po' pensare. È anche vero che è un grossissimo fail, questo qua è un grossissimo flop, però magari a me viene il dubbio molto che sia stato semplicemente gestito male. Cioè comunque Google era... è bravissima a fare i soldi con i giochi sullo store, perché è passivo, cioè non devi fare niente. Certo. Quando è una cosa più attiva di scelta e costruzione del catalogo, delle esclusive, è chiaro che non lo sa fare e probabilmente ha talmente tante attività più remunerative che a un certo punto ha detto ma che ce lo fa fare. Però resta un grosso buco. Sarà un altro... diciamo un pezzo di Google che andrà nel cimitero di Google insieme a tanti altri, ogni anno ce n'è uno, ma un'altra versione, un'altra prospettiva che ti dà di Stadia è che secondo me i 5 stagisti che stavano seguendo Stadia hanno avuto lavoro, quindi Google ha chiuso Stadia. Sì, può essere. No, però davvero sono quelle, Google è una di quelle aziende che ogni tanto dice ma come è possibile? Tra l'altro serietà, perché comunque va a sì. Restituire i soldi, a rimborsare l'hardware e il software, lasciando ovviamente l'hardware ai possessori, però rimborsando un prezzo pieno, quindi interessante, nel senso che comunque un'azienda seria da questo punto di vista. Sì, è che secondo me loro hanno talmente tanto margine sulla pubblicità, l'attività legata alla raccolta pubblicitaria, che a un certo punto, secondo me, quando le cose non vanno proprio, cioè quando non sono nel periodo di espansione, arriva un tizio che rivede i conti, dice cosa c'è da tagliare che non, cioè a un certo punto iniziano a fare sti tagli qua e quindi una cosa come Stadia muore nel mezzo e a loro non cambia fondamentalmente niente. Ci hanno perso magari qualche miliardino, però vabbè, cosa gli cambia? Ma infatti, voglio dire, poco male. Chiudiamo sempre con il gaming. Con il gaming, per la questione Activision, Microsoft, sì. Mercato che è lì. Sì, diciamo, è una situazione. Microsoft ha annunciato l'intenzione di voler acquistare Activision ormai da parecchio tempo e è stata una cosa che ha generato moltissimo scalpore, perché Activision, Activision Blizzard, l'azienda ha in seno una quantità di proprietà intellettuali, tecnologie, brand veramente enorme. Quindi quando Microsoft ha annunciato di volerla acquistare, nonostante tutta una serie di raccomandazioni, di rassicurazioni, sono saltate le antenne a moltissimi enti regolatori, perché hanno detto qua il mercato del gaming viene semi ucciso, cioè diventa non un monopolio, però comunque Microsoft ne controllerebbe veramente una grossa parte. Da lì tutta una serie di ricorsi anche ad esempio di Sony, di altre aziende legate al mondo del gaming. E al momento in cui registriamo questo video, ma probabilmente anche quando lo guarderete, non c'è una parola definitiva, però dopo una serie di pareri negativi è arrivato anche quello della Federal Trade Commission americana, quindi insomma sembra andare verso una sempre maggiore difficoltà per Microsoft per concludere questa acquisizione. Tutto sommato potrebbe non essere una cattiva notizia, perché cioè si creerebbe veramente una situazione in cui Microsoft avrebbe in mano una larga parte, cioè brand come Call of Duty, tutti quelli di Blizzard, sono veramente inutili farli, sono tantissimi. Sono veramente tanti e sarebbe un monopolio, o comunque sia una situazione in cui ci può essere questo rischio. Esatto, quindi per Microsoft comunque è stato un grosso flop. Un grosso flop.
Vedremo quali saranno i flop del 2023, ma speriamo di partire con dei bei top nel 2023, e vi lasciamo con l'appuntamento sulle nostre previsioni 2023, che in realtà non sono nostre, ma sono di Umberto e Davide. Sì, sono... è semplicemente un altro video con me e Davide, sì, che verrà pubblicato. Abbiamo fatto un po' di miscolamenti. E vi auguriamo un buon anno e vi lasciamo con una canzone che ci canterà Umberto. Adesso ve la canto, ma prima, se vi è piaciuto il video, come al solito ovviamente, mettete un like, iscrivetevi al canale, iscrivetevi a TikTok di HDBlog, visto che l'abbiamo citato, iscrivetevi alla nuova piattaforma gaming di HDBlog, che non abbiamo ancora lanciato. Non è vero. Non è vero, però davvero, insomma, seguiteci, continuate a seguirci, buon anno, buona Pasqua. Ciao. Ciao.